Ciao, salve ragazzi. Allora, sarò velocissima. Avete parlato tanto di diversità, mi riallaccio a una frase della vostra canzone, del vostro pezzo. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Allora, secondo me voi siete usciti, siete la cosa migliore uscita da X Factor, ma non solo, cioè di tutti i tempi Esatto, e da tutti gli altri quello. talent, proprio perché siete Grazie. diversi. Cioè, siete Grazie fighissimi. mille. Grandissimo Quindi, complimento, grazie. volevo sapere se voi vi sentite ovviamente un po' diversi, sia come gruppo, ma anche singolarmente, in caso da chi e da cosa. E poi una mia brevissima impressione, la vostra diversità, secondo me, potrebbe anche stare un po' nel vostro essere vintage, o quantomeno evocare il vintage a 20 anni. Parlo per esempio non solo del vostro look, anche della vostra copertina. Non vi dico che mi ha fatto venire in mente perché sennò mi cacciate, mi chiudete, però vedo un po' questo vintage voluto ed evocato. Quindi volevo sapere se era solo una mia impressione o se è una cosa anche voluta da voi. E comunque grandi. Grazie. Grazie mille, grazie Grazie mille. davvero. Beh, Ok. vabbè, no, vai, ci collego tanto. Troppo educati, Vai, troppo educati. sì. No, il fatto di sentirsi diversi spesso non deriva poi da una vera e propria, non so, diversità oggettiva o qualcosa di tangibile. A me personalmente, anche soltanto avere questo sogno mi ha fatto sempre sentire un diverso, mi ha fatto sempre sentire un po', tra virgolette, escluso, però non è proprio la parola giusta, però è anche semplicemente il dover far capire agli altri quella che è la tua aspirazione, doverla spiegare, doverla giustificare, ti fa sentire un diverso, ti fa sentire in qualche modo emarginato, escluso da qualcosa, quindi già semplicemente questa sensazione si può appunto riassumere nell'essere diversi. Poi il vero significato per noi dell'essere diversi è quello di distaccarsi da quelle che sono le convinzioni comuni, ovviamente quelle sbagliate, perché quelle giuste è meglio farne tesoro, però appunto di distinguersi, di non doversi per Non forza allungare magari le mode, adeguare a quella che è la moda o la esatto. massa, ma se si ha un'idea che si ritiene valida, che si ritiene giusta, o se si vede una qualsiasi tipo di ingiustizia che qualcun altro non capisce, c'è cioè un discorso di un'ampiezza Gigante, gigantesca. sì. Quindi è l'essere diverso da ciò che non ci piace, da ciò che non ci rappresenta, da ciò che ci fa sentire anche in qualche modo sbagliati. Sì, però di Esatto. base anche questo concetto poi si collega ad un altro concetto ancora che per noi è comunque molto importante, ovvero il fatto che questa diversità molto spesso è intrinseca all'interno di una persona, all'interno dell'identità di una persona. Molto spesso ci si nasce con questa sensazione di diversità e non è un male, anzi, molto spesso invece purtroppo ci sono anche magari cari amici, parenti stessi, persone che ti stanno molto accanto, molto vicine a te, che potrebbero vedere questa diversità un po' con, mi permetto di dire, xenofobia. E quindi automaticamente ci si potrebbe sentire non capiti, anche secondo in base ai sogni che si vogliono proseguire, in base alle proprie ambizioni, in base alle proprie idee. Mentre invece un messaggio molto importante che noi cerchiamo di comunicare, soprattutto attraverso la nostra musica, è proprio quello di seguire il proprio sogno. E come ha detto Damiano, se l'idea la si percepisce come valida e si percepisce l'idea del fatto che è quello che uno vuole fare, questa è la strada che voglio imboccare e questa ne sono sicuro, al 100% vado convinto, molto, molto spesso si possono anche ricevere delle critiche non costruttive. Però questo non deve abbattere la persona ambiziosa, bensì deve cercare di prendere queste critiche non costruttive e fare in modo che possano anzi essere fonti di ispirazione per proseguire ancora di più il proprio Sì, sogno. esatto. Diciamo anche proprio come gruppo, magari questa cosa si può un po' intendere sotto il fatto che, diciamo, quello che cerchiamo di fare è proprio di riportare il trio analogico suonato, musica proprio suonata analogicamente, è un po', tra virgolette, diverso da quello che Sì, oggi va di esatto. moda, da quello che oggi è nelle Anticonvenzionale. classifiche, diciamo, che Esatto. è un po'... È raro purtroppo Sì, una trovare parte oggigiorno culturale molto forte. magari... Ovviamente anche qui in Italia comunque gruppi di Diversa idea. ragazzi giovani che proprio si mettono a suonare la chitarra e fanno una band, ormai è tutto più Esattamente. improntato magari
sulla musica elettronica, la produzione e via dicendo. Esatto. E invece dal punto di vista delle reference anni 70, diciamo che comunque è un mondo da cui ovviamente veniamo molto influenzati, perché tutte le grandi band vengono proprio più o meno da quegli anni, quindi ognuno di noi poi ha le sue, diciamo, ispirazioni più precise, però... Personali. Sì, esatto. Sì. Però tendenzialmente, esatto, comunque a tutti piace molto quel mondo che va da Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Bowie, Genesis, sì, Pink Floyd, chiunque, diciamo, che in quegli Gentle Giant. Erano è uscita gente seria. Esatto. Quindi sì, sicuramente ne siamo anche ovviamente influenzati proprio nelle performance e quindi anche nell'attitudine e nel look. Esatto, ha detto quasi tutto, in realtà ha detto quasi tutto questo. Quello che volevo dire io era semplicemente il fatto che per il discorso esatto vintage, cioè, abbiamo comunque tutti e quattro un background molto old, dai nostri genitori magari che ci facevano sentire esatto i dischi, insomma, vinili di grandi band, come diceva giustamente Rick, che vinili, esatto, esattamente riportare quella cosa che in realtà è vecchia in un certo senso ma nuova a oggigiorno.